benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con la seduta solenne che si è tenuta in occasione del giorno del ricordo per celebrare ed omaggiare le vittime delle foibe. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne per celebrare il giorno del ricordo, la commemorazione di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, una strage spesso dimenticata. Il presidente dell'Assemblea Toscana ha parlato dell'istituzione con legge di questa giornata e della scelta del 10 febbraio perché in questa data nel 1947 veniva firmato a Parigi il trattato di pace tra l'Italia e le forze alleate che pose fine alla guerra. Ma che lasciò irrisolta più di una problematica relativa al nostro confine orientale. Le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del presidente Mattarella, che lo scorso anno, insieme al presidente sloveno, mano nella mano, la potenza di quel gesto, no? Mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato e oggi qui faremo in Consiglio regionale esattamente questo, perché la memoria, il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. È una giornata importantissima perché non era scontato fino a pochi anni fa, non era scontato in Toscana, pur per tanti versi non è scontato nemmeno oggi perché assistiamo a troppe manifestazioni che in qualche modo vorrebbero ancora mettere in dubbio o negare l'importanza di ricordare la tragedia dei Fratelli d'Italia vittime delle foibe, quelle migliaia di donne, di uomini, di bambini, di ragazze che furono violentate, stuprate, uccise, infoibate, non per altro se non per il fatto che erano italiane, che erano italiani, e per questo motivo era sufficiente appunto dargli la morte atroce come gli fu data appunto nelle foibe carsiche a pochi centinaia di chilometri da noi. Quindi è importante ricordarlo, è importante appunto avere una giornata nella quale si ricorda la tragedia delle foibe, si ricordano i Fratelli d'Italia martiri delle foibe. Giornate nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente, sui pericoli che, se dimenticata, possono incorrere anche nell'attualità che viviamo. In particolare oggi, devo dire, abbiamo assistito a due interventi molto alti, molto interessanti, di Toni Capuozzo, di Guido Giacometti, e con le conclusioni del presidente Giani, che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo, che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute. Sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni e queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono, e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi, e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo, ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie come, ecco, l'Olocausto, Auschwitz, e in questo caso quello che è stata la pagina, ecco, delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo,
Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliana, Giuliano Dalmata, l'ingegner Giacometti, che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma degli esodi, il dramma di quella che tutta è stata veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo, perché così come per la memoria, anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo a volte commenti, ma anche comunicati che non mi piacciono per niente, e questo lo devo dire con molta chiarezza. Giornata del ricordo, una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova a, in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità non soltanto della Regione Toscana ma del nostro Stato. Sono quelle giornate importanti, fondamentali, che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi innocenti, e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale, e credo che questo sia importante ogni anno, che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. L'importanza è indiscutibile, anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato. E anche quando è stata istituita la giornata del ricordo, poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione, e questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita, come deve essere. Noi puntiamo molto a parlare ai giovani, a raccontare la storia. Si dice sempre che la storia è maestra di vita, non sempre è vero, ma capire cosa è successo, gli scontri tra i vari nazionalismi, mi ha colpito che non mi pare un paio d'anni fa la Bulgaria ha detto di no, perché ogni Stato europeo ha il diritto di veto per entrare nella comunità di altri paesi, ha detto di no alla Macedonia, perché per la Bulgaria il macedone non è una lingua ma è solo un dialetto bulgaro, e poi all'interno c'hanno una zona di cosiddetti irridentisti che vorrebbero staccarsi a Bulgaria. Quindi questi problemi sotto traccia possono sempre venire finché si darà una versione nazionalista. È uscita una statistica, l'ho saputo a voce, non l'ho ancora letta, non so se è stato ancora pubblicato, che valutava negli anni quanti la percentuale degli italiani che conoscono questa storia. Sta aumentando, ora è arrivata quasi al 50%, è tanto. Rispetto a prima era un silenzio assoluto. Diciamo che la nostra storia continua un pochino a essere strattonata da diverse parti ancora. Una lettura nazionalista o una lettura invece di alcuna sinistra che la cosa non gli torna, ecco. Quindi c'è un po' questo tentativo di impadronirsene. Però dobbiamo ringraziare, per esempio, quello che ha fatto Mattarella, i discorsi che ha tenuto ci stanno dando una mano moltissimo, quello che ha fatto per diciamo rimettere in contatto le varie sponde,
il fatto che nel mio paese, Dignano d'Istria, prima del coronavirus si sia celebrato il 10 di febbraio, ecco, uno dice, vuol dire che ne è passata di acqua sotto i ponti per riuscire a ottenere questo. E probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo, ma le cose continuano a migliorare. Altro tema dibattuto all'interno dell'Assemblea Toscana, quello relativo alla positività di Dusan Vlahovic durante il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus, perché l'attaccante serbo in quei giorni risultava contagiato dal Covid. Proprio per questo c'è stata in aula un'interrogazione a cui ha risposto l'assessore alla sanità della regione toscana Simone Bezzini, spiegando la presa di posizione della ASL sulla vicenda. Segnalazione dell'autorità sanitaria alla magistratura per l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, accusato di aver violato la quarantena e di essersi allontanato dal suo domicilio mentre era positivo al Covid per andare a Torino e fare le visite mediche prima della firma del contratto con la Juventus. A spiegarlo, rispondendo ad un'interrogazione in consiglio regionale, è stato l'assessore toscano alla sanità Simone Bezzini. Chiariamo un po' la dinamica della vicenda. La vicenda non è seguita direttamente dalla regione ma dall'azienda ASL Toscana Centro, che avendo appreso dai media, essendo il calciatore Dusan Vlahovic un personaggio pubblico, insomma, della sua presenza a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere, diciamo, in isolamento secondo le normative, ha effettuato delle verifiche per comprendere se erano pervenute istanze di trasferimento di luogo dove effettuare, diciamo, l'isolamento, e tale verifica hanno fatto rilevare, diciamo, che non sembrerebbero essere arrivate alla ASL istanze di questa natura. Non sembrerebbero, diciamo, io uso il condizionale perché poi capirete il perché. Nel senso che a questo punto il Dipartimento di Prevenzione della ASL, diciamo, in virtù delle normative sulla violazione di domicilio, sugli spostamenti non autorizzati e così via, ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria e sarà l'autorità giudiziaria a fare gli accertamenti, diciamo, che essa riterrà opportuno fare. Il signor Vlahovic, a differenza di tutti gli altri cittadini che a seguito di un tampone positivo e quindi di una positività accertata al Covid-19, anziché farsi i 7 giorni di quarantena che si fanno tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, lui dopo 6 giorni o dopo addirittura 5 e mezzo può andare senza deroghe, senza autorizzazioni. L'assessore Bezzini ci ha confermato che non esiste alcuna autorizzazione da parte dell'ASL toscana né alcuna deroga concessa dall'ASL del Piemonte. Quindi anche chi ha raccontato che esisteva una deroga da parte dell'ASL del Piemonte ci ha raccontato una bufala. È semplicemente che dopo 5 giorni e mezzo di isolamento il signor Vlahovic ha ritenuto possibile per lui violare la quarantena e recarsi in auto, non si sa con chi, con altri cittadini che poi dopo, a seguito di un contatto con un positivo, sono rimasti a giro liberi per la nostra regione, e se n'è andato beatamente a Torino a firmare il contratto con la Juventus, a farsi le foto in mezzo ai tifosi, ad abbracciare le persone, che sono tutti, mi sembra, protocolli che previsti dalla quarantena Covid. Quindi la Regione Toscana, la ASL Toscana Centro, ha trasmesso tutti questi dati all'autorità giudiziaria. Quindi da oggi l'autorità giudiziaria, da oggi, da qualche giorno, l'autorità giudiziaria è in possesso di una comprovata violazione ai protocolli Covid. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre restare connessi con tutte le novità relative alle attività del Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.